benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Dopo più di 10 anni, per Gemma Galgani sembra arrivato il momento di dire addio a Uomini e Donne. La stagione che sta per iniziare sarà l'ultima per la dama torinese. E quello che sostiene Lorenzo Pugnaloni, grande esperto delle dinamiche di Uomini e Donne. In buona sostanza, Maria De Filippi avrebbe dato a Gemma ancora una possibilità per trovare l'anima gemella nel programma. Poi basta. Quindi, possiamo ritenere l'esperienza di Gemma in quel di Uomini e Donne ormai agli sgoccioli. A dire la verità, non è neppure la prima volta che si parla di un possibile addio della dama torinese alla trasmissione di Maria De Filippi. Poi, puntualmente, ogni anno, l'abbiamo sempre ritrovata seduta nel parterre del trono over. A settembre 2023 sicuramente sarà in studio, pronta ancora una volta a rimettersi in gioco per trovare l'amore della vita. Chissà che questo non sia l'anno buono per lei, dopo tante delusioni. Dovrà giocarsi bene le sue carte, visto che potrebbe essere il suo ultimo anno al trono over. Magari riuscirà a trovare la sua anima gemella prima della fine della stagione. Sarebbe proprio un bel colpo se ciò accadesse. Se davvero Gemma dovesse dire addio a Uomini e Donne, sarebbe la fine di un'era. Nel bene e nel male, la Galgani in tutti questi anni è riuscita a catturare l'attenzione del pubblico grazie alle sue conoscenze. E va anche vero che nelle ultime stagioni è stata un po' rimessa da parte per fare spazio ad altri volti del parterre. Però, Gemma è sempre Gemma. Ed è riuscita ugualmente a regalare ai telespettatori scottanti colpi di scena. Comunque sia, Gemma ha ancora davanti un'intera stagione di Uomini e Donne per cercare di trovare il suo principe azzurro. Insieme a lei, a settembre, troveremo seduta nel parterre del trono over anche Roberta di Padua. Non si hanno certezze invece riguardo alla riconferma di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, secondo alcuni rumors, potrebbe essere fuori dal programma. Questo a causa delle nuove direttive di Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di bandire il trash e qualsivoglia comportamento sopra le righe dai programmi Mediaset. Ecco perché qualcuno pensa che Armando verrà lasciato a casa. Eppure potrebbe anche non essere così. Maria De Filippi avrebbe carta bianca in merito ai personaggi da inserire nelle sue trasmissioni. Quindi, è la nostra Queen Mary a decidere chi siede o meno nel parterre del trono over. Molti fan si stanno pure domandando se nella stagione che sta per iniziare rivedremo Isabella Ricci. Come sappiamo, l'ex dama è reduce dalla fine del matrimonio con Fabio Mantovani, il cavaliere che aveva conosciuto proprio a Uomini e Donne. Isabella non ha mai avuto un buon rapporto con Gemma e qualora dovesse decidere di tornare nel programma, si preannunciano scintille. Detto questo, credete davvero che questo sarà l'ultimo anno di Gemma a Uomini e Donne? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!